Sindaco Morra, buongiorno, ben ritrovato sui nostri canali. Salve Sindaco. Buongiorno. Cominciamo come di consueto dall'argomento Covid-19. Le vaccinazioni, come va sul territorio, Per Sindaco? quanto riguarda le vaccinazioni, abbiamo raggiunto il 68% di prime dosi somministrate sul territorio di Pellezzano. Per quanto riguardano i casi attualmente positivi, ne registriamo 10 sul territorio di Pellezzano. C'è un rientro sostanzioso per quanto riguarda la curva epidemiologica, però anche per quanto riguarda le vaccinazioni vorrei fare degli chiarimenti per quanto riguarda il centro vaccinale nella frazione di Coperchia. Molti si pongono come mai non è sempre aperto. Logicamente la somministrazione delle prime dose è diminuita in questa fase e facendo piano di zona per il sociosanitario anche con la città di Salerno, molti vengono indirizzati presso i centri vaccinali della città di Salerno. Mentre per quanto riguardano le seconde dosi, in genere l'ASL, il punto vaccinale di Coperchia, riconvoca direttamente loro, quindi non è una competenza direttamente del comune, che ricordo il comune ha messo a disposizione solo i locali del centro polifunzionale di Coperchia. Ma è una gestione completamente dell'ASL che riconvoca per le seconde dosi. Invito i cittadini a effettuare la vaccinazione. Se c'è qualcuno che ancora non è riuscito a registrarsi alla piattaforma e ha difficoltà per quanto riguarda soprattutto gli over 60 a fare le registrazioni alle piattaforme, sicuramente siamo a disposizione affinché la vaccinazione prosegue, anche visti i risultati che stiamo avendo, che comunque la curva epidemiologica è diminuita. Un ringraziamento particolare lo vorrei fare alla Protezione Civile Santa Maria delle Grazie e ai parroci delle parrocchie del comune di Pellezzano. Nelle settimane scorse, attraverso la Protezione Civile Santa Maria delle Grazie, abbiamo consegnato a tutte le parrocchie del comune di Pellezzano dei DP di sicurezza, del detergente per quanto riguarda il disinfettante, per quanto riguardano l'igiene delle mani. È un piccolo aiuto che abbiamo voluto dare ai parroci che attuano costantemente il protocollo anti-Covid nelle proprie parrocchie con finanziamenti propri. L'amministrazione comunale ha voluto dare questo piccolo segnale attraverso i volontari di protezione civile per quanto riguardano i DP di sicurezza legati all'emergenza sanitaria. Lo DP di sicurezza che in Campania sono ancora in vigore, anche all'aperto c'è l'obbligo della mascherina e quindi l'amministrazione comunale ha voluto tenere alta l'attenzione e soprattutto andare incontro a quelle che sono le esigenze delle parrocchie che, come dicevo, loro vivono maggiormente dei momenti di assembramento anche all'interno delle proprie parrocchie per le celebrazioni delle cerimonie religiose e quindi abbiamo voluto dare questo segnale. Bene, Sindaco, concentriamoci sulla manutenzione e sullo spazzamento del territorio. Per quanto riguarda la manutenzione del territorio ci sono grosse novità. Dal 1 agosto è stata aggiudicata in maniera definitiva ed è entrata già in servizio la nuova ditta che si occupa della manutenzione del territorio, manutenzione anche degli edifici scolastici, del taglio della vegetazione dell'erba, quindi un po' alla volta arriveremo a regime. Era un servizio che aveva la Pellezzano Servizi, società in house del comune di Pellezzano, che però con i numerosi pensionamenti che ci sono stati negli ultimi anni, ma anche le esigue risorse a propria disposizione per quanto riguardano i mezzi, l'amministrazione comunale ha voluto portare a sé il servizio di manutenzione ordinaria del territorio e affidarla attraverso gara pubblica europea direttamente. Quindi diciamo che sono partiti i primi interventi per quanto riguarda il taglio della vegetazione, proseguiremo con la riparazione delle panchine un po' su tutto il territorio comunale, altri interventi di piccola manutenzione che ci vengono segnalati da anni e che non venivano effettuati saranno presi logicamente in considerazione, calendarizzati. Tra l'altro abbiamo effettuato già dei primi sopralluoghi all'interno degli edifici scolastici, alcuni logicamente stanno in buone condizioni in quanto siamo intervenuti l'anno scorso con degli interventi proprio a salvaguardia delle misure anti-Covid, però i ragazzi hanno partecipato poche all'attività didattica in presenza, ma comunque interverremo in tutti i plessi scolastici con la pitturazione e la pulizia dei plessi, ma anche le riparazioni dei servizi igienici, la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Tra l'altro a breve partiranno l'installazione delle tende oscuranti, quindi parasole in tutti gli edifici scolastici che erano state tolte nel mese di maggio per una questione di sicurezza. L'amministrazione comunale ha anche effettuato l'affidamento alla ditta che installerà sul territorio le nuove tende all'interno delle scuole e sarà realizzata la pensilina che c'era stata richiesta a Via della Quercia, soprattutto a protezione nel periodo delle piogge invernali con la ripresa della didattica in presenza. Bene, Sindaco, con l'arrivo dell'estate, ritorna l'emergenza incendi.
Sì, per quanto riguarda l'emergenza incendi, noi a Pellezzana abbiamo avuto un primo incendio che non avevamo da diversi anni, tra l'altro anche come delegato ANCI all'ambiente, alla protezione civile della Regione Campania, abbiamo svolto diverse iniziative a sensibilizzare il privato e il pubblico, soprattutto ad intervenire con misure di prevenzione. Purtroppo questo è il periodo di maggiore pericolosità dove si verificano gli incendi sul territorio. Abbiamo ricevuto nelle ultime ore qualche provocazione da qualche consigliere comunale di minoranza, a cui vorrei rassicurare andrà la risposta ferma dell'amministrazione comunale, perché la Protezione Civile Santa Maria delle Grazie è intervenuta in maniera solerte attraverso anche i Vigili del Fuoco, la SMA Campania, che vorrei ricordare ha una sede a Pellezzano, altro motivo di orgoglio e di vanto per l'amministrazione comunale, ma soprattutto siamo riusciti a mobilitare due mezzi aerei che in tempi rapidissimi sono riusciti a svolgere lo spegnimento, ma soprattutto anche ad effettuare nelle ore successive la bonifica del territorio. Questo logicamente lo dico semplicemente per ringraziare e valorizzare il ruolo del volontariato, che è determinante nella campagna antincendio sul territorio, e sicuramente da parte dell'amministrazione c'è l'intenzione di portare avanti quanti più progetti è possibile, soprattutto nel volontariato, valorizzando l'attività di protezione civile, che ricordo è competenza esclusiva del sindaco, che è autorità di protezione civile. Sindaco, concentriamoci sul finanziamento alla scuola a Capriglia. Sì, altro successo dell'amministrazione comunale, che va a premiare una progettualità costante che l'amministrazione comunale sta portando avanti in questi 3 anni di amministrazione comunale. Noi abbiamo candidato, sin dall'insediamento dell'amministrazione comunale, con l'assessore alla pubblica istruzione Lella Landi, con il consigliere delegato Vito Mona, diversi progetti sul parco edilizia scolastica, molti dei quali sono entrati nelle graduatorie, però da parte del Ministero dell'Istruzione, ma anche della Regione Campania, c'è un rallentamento nell'assegnazione delle risorse, mentre una bella notizia è quella che il progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale nello scorso mese di maggio ha avuto il finanziamento di circa 1,6 milioni per un restyling totale della scuola elementare di Capriglia, che anche a seguito delle prove che abbiamo effettuato sui solai è quella che necessita di maggiori interventi, e quindi l'amministrazione comunale è particolarmente orgogliosa del finanziamento che abbiamo ricevuto. È una graduatoria provvisoria per la verifica documentale, quindi da qui a breve credo che ci sarà il decreto definitivo. Noi siamo già pronti per gli affidamenti per quanto riguardano l'approvazione di tutto l'iter procedurale per far partire in maniera rapida i lavori. Molti ci chiedono ancora oggi come mai non interveniamo sulla scuola media di Pellezzano Capoluogo. È un progetto che è stato realizzato dalla precedente amministrazione comunale, un progetto esecutivo che è candidato in diverse misure del MIUR, solo che non abbiamo ricevuto finanziamento per quanto riguarda l'intervento di messa in sicurezza e di ripristino della scuola media di Pellezzano. L'amministrazione comunale non può intervenire con fondi propri ordinari, in quanto non ne abbiamo la possibilità di poter intervenire con fondi di bilancio comunali. Quindi nel momento in cui ci sarà finanziato il progetto esecutivo che fu realizzato nel 2017 e che l'amministrazione comunale sta pagando i progettisti ancora ad oggi per quanto riguarda il progetto esecutivo che fu realizzato, è sicuramente una delle priorità dell'amministrazione comunale. È stato tra l'altro candidato anche sui fondi del Ministero che abbiamo ricevuto per quanto riguarda il rischio idrogeologico, quindi del Ministero degli Interni, dove si prevede anche la messa in sicurezza degli edifici. Purtroppo però non è rientrato perché si è data precedenza agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e tra l'altro già nella frazione di Cologna il vallone di Cologna è stato completamente, l'intervento è stato completato, e da qui a breve riassegneremo le risorse in economia di gara ad altri interventi che stiamo costruendo sul territorio. Tra l'altro abbiamo finito anche i lavori dell'ASL, dei locali dell'ASL nel consultorio di Coperchio, abbiamo rinnovato completamente i locali dell'ASL a Coperchio, abbiamo fatto comunicazione alla competente ASL di Salerno di riprendere anche le attività ambulatoriali subito dopo la pausa estiva, con la ripresa un po' di tutte le attività. Parliamo di fermenti in comune, questo bando. Sì, per quanto riguardano gli ulteriori finanziamenti, un ringraziamento al Circolo Legambiente Terre Metelliane, al Forum dei Giovani nella persona del Presidente Orlando Giliberti, a tutti i giovani che fanno parte del progetto CartArt nelle linee di benessere giovani, in quanto come amministrazione comunale, vicino a quelle che sono state le idee progettuali dei ragazzi che hanno realizzato il progetto Fermenti in Comune, abbiamo risposto a un bando ANCI nazionale e abbiamo avuto un finanziamento, solo due
comuni nella provincia di Salerno hanno beneficiato di questo finanziamento di circa 56.000 euro, con una cospicua partecipazione del comune di Pellezzano per circa 24.000 euro. Quindi è un progetto che va a valorizzare le politiche giovanili, i giovani soprattutto cercando di creare delle occasioni di lavoro e di sviluppo e di formazione sul territorio, cercando di mantenere sul nostro territorio le menti migliori e soprattutto valorizzarle per l'inserimento concreto nel mondo del lavoro. Quindi un ringraziamento a Terre Metelliane, ad Attilio Palumbo e al Forum dei Giovani di Pellezzano e ai ragazzi che fanno parte del progetto Benessere Giovani, perché anche questo ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo. Si è quasi completati, sono quasi stati completati anche i lavori per quanto riguarda la videosorveglianza sul territorio, altri 20.000 euro che l'amministrazione comunale ha destinato alla salvaguardia del patrimonio comunale per quanto riguardano soprattutto nelle ore notturne. Noi l'anno scorso abbiamo inaugurato diversi parchi giochi del nostro territorio che necessitavano di interventi di restyling da diversi anni a salvaguardia di quello che abbiamo realizzato, siccome in alcuni punti, penso il parco di Via Petraroia, ci sono stati degli interventi di atti vandalici, soprattutto in orari notturni, da parte di ragazzi che nelle ore notturne creano problemi non solo di vicinato, ma anche problemi al patrimonio comunale. Siamo intervenuti con ulteriori installazioni di videocamere sul territorio e lavoreremo attraverso anche delle economie che abbiamo avuto sul progetto dell'illuminazione pubblica completamente rinnovata nel project financing con Selettra, ad implementare ulteriormente la videosorveglianza sul territorio, partendo da Via Venner con un progetto specifico, soprattutto per andare ad individuare l'alta velocità che viene percorsa Via Venner a confine con il territorio di Salerno, l'abbandono dei rifiuti, le deazioni canine. Quindi diciamo che il sistema di videosorveglianza, anche grazie all'attivismo del Comando di Polizia Municipale, sicuramente sta dando i suoi risultati. Dobbiamo cercare ulteriormente di intervenire perché la sicurezza è uno dei pilastri di questa amministrazione comunale e dobbiamo cercare di rendere il territorio quanto più sicuro è possibile. Sindaco, parliamo di soggiorno climatico. Sì, due attività estive tradizionali, soggiorno climatico e progetto Estate Pellezzanese. Progetto Estate Pellezzanese si è concluso lo scorso 31 luglio con una festa molto bella, molto partecipata sia da parte dei giovani, dei ragazzi che hanno preso parte al progetto, bambini dai 6 ai 12 anni, ma anche da parte dei genitori, dove hanno preparato uno spettacolo presso il lido dell'esercito per tutti i genitori, nonni, parenti che sono intervenuti, un momento anche di convivialità, di festa, dove abbiamo salutato in maniera simbolica l'estate in quell'occasione con l'attività della colonia estiva che ha avuto molto successo e con l'assessore alle politiche sociali Anna Laura Villari abbiamo anche lavorato alla distribuzione di un questionario per capire il gradimento da parte dei genitori del progetto, ma l'humor della serata è stato quello sicuramente più importante, dove ci è stata segnalata anche la volontà dei genitori a farli restare più ore presso la colonia estiva che svolgiamo, anche cercando di immaginare il pranzo, sperando che le misure logicamente anti-Covid ci consentiranno anche a settembre di ripartire anche con i progetti scolastici di cui abbiamo avuto già dei primi approcci con la dirigente scolastica, e quindi è un progetto che ha funzionato e sta funzionando molto bene. Poi, per quanto riguarda il soggiorno climatico, noi abbiamo fatto un preavviso, quindi dove stiamo prendendo delle preiscrizioni che sono tra l'altro vincolanti all'iscrizione definitiva, quasi sicuramente si svolgerà in provincia di Salerno, quindi o in regione Campania. Non ce la sentiamo ancora di poter svolgere il soggiorno climatico come si svolgeva gli anni scorsi. Logicamente c'è bisogno del Green Pass e della certificazione medica che ne attesti l'idoneità del partecipante al soggiorno climatico, cercando, ecco, di dare anche qualche piccola risposta agli anziani che logicamente si sono visti privati di un'attività che era storica a Pellezzano, quello del soggiorno climatico, che sicuramente creava un momento di relax, ma anche un momento di aggregazione sociale molto importante. Ne volevo approfittare per augurare ai cittadini pellezzano una buona pausa estiva, quindi siamo a ridosso del Ferragosto, l'amministrazione comunale, come dicevo, a settembre partirà con ulteriori iniziative che vanno a salvaguardare lo sviluppo socio-economico del territorio, le opere pubbliche, l'ambiente e quelle che sono, diciamo, le tematiche più importanti. Noi, tra l'altro, all'inizio dell'estate, proprio con i pensionamenti, avevamo avuto
delle difficoltà anche per quanto riguarda lo spazzamento del territorio. La Pellezzano Servizi del comune di Pellezzano si è attivata in maniera temporanea, direttamente con il noleggio di una spazzatrice e di altre attrezzature con personale a bordo attraverso cooperative sociali, e quindi un ringraziamento anche alla Pellezzano Servizi che siamo riusciti ad intervenire anche per quanto riguarda lo spazzamento del territorio. Quindi auguri di una buona estate e soprattutto di viverla nel massimo della sicurezza, cercando di rispettare ancora quelle che sono le misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Bene, grazie sindaco e ci risentiamo nelle prossime settimane. Grazie.